Ok, allora volevo intanto farvi vedere che non si possono mettere anche dei suoni un po' più complessi. Ad esempio adesso questo Albertone, come vedete, era una traccia in mono che durava pochi secondi, 6 secondi, ma abbiamo una traccia un po' più grande che è questa qua, che è Sur Padrone dalle Belle Braghe Bianchi, che è una canzone, è un pezzo che ho tratto da un sito più o meno storico, insomma, che ha un sacco di materiale, no? Scintilla onlus, ma questo è relativo. E basta comunque, come vedete, c'è ambidestro, cioè ci sono tutti e due i canali. Questi canali li ho messi dentro il cubo famoso, e quindi dentro l'audio source gli ho messo il Sur Padrone, questo qui, ho fatto semplicemente il trascinamento degli asset. E a questo punto, quando ho fatto fare il test della scena attiva, quindi faccio come ho fatto prima, nel primo video, dovreste vedere tranquillamente, dovreste sentire in questo caso che parte la canzone. La canzone che adesso sentiremo solo i primi secondi, giusto per capire che ha fatto ciò che ci interessava. Quindi vedete che Sulle all'inizio. padrone Ecco. dalle belle breghi bianchi, fuori li palanchi sul padrone. Allora, spegniamo. Probabilmente ci è impiegato poco adesso perché l'avevo già caricato prima, quindi il browser probabilmente ha una cache per cui quei 3-4 secondi e non dobbiamo più assorbirle. Ora, supponiamo di voler fare che questa, una di queste canzoni, un suono, qualcosa che volete, si senta solo e soltanto quando voi entrate in una zona che viene chiamata trigger. Questo è un concetto generale di Unity. Quindi andiamo un po' sul nostro piano, Alt, e ce lo mettiamo in maniera tale da averlo, e diciamo che creiamo una zona in cui creiamo questa zona che è più o meno attorno al cubo. Okay? Quindi clicchiamo sul cubo in modo tale da avere il cursore posizionato lì, e qua dentro ci inseriamo quello che chiamiamo un trigger. Allora, il trigger è di Spatial, quindi dobbiamo prendere i pezzi di Spatial e prendiamo Trigger Event. Quindi il trigger event in realtà vedete che l'ha fatta all'origine, no? Ma noi lo vogliamo mettere praticamente attaccato al cubo per dire questa cosa. Quindi la mettiamo qua. Quindi vedete che c'è entrata sul cubo. È più o meno tutto dentro il cubo, ma non ha importanza perché il trigger è una zona, diciamo, vuota, che però è piccolina, vedete che siamo vicino. Quindi per ingrandirla vado qua sull'ingrandimento e faccio in modo tale che quella zona in cui ha effetto la ingrandisco, quindi la mettiamo grande abbastanza, nel senso che se l'avatar entra in quella zona, quindi si avvicina al cubo in pratica, noi facciamo suonare Sur Padrone. Ora, come facciamo per ottenere questa cosa? Intanto nel nostro cubo mettiamo che non fa più il play on awake, in modo tale che non abbia praticamente quell'effetto, diciamo, di a parte che mi sembra di aver visto che c'era un po' load in background, ok, questo qui, load in background, perché così quando carica lo carica tra virgolette un po' più velocemente, ma non è importantissimo, è questa cosa qua. E abbiamo detto che nel cubo, allora apply, perché abbiamo cambiato un'impostazione. Quindi lui fa reply di questa cosetta qua, l'asset la reimporta, perché adesso speriamo di non averla rovinata. Comunque torniamo nel nostro trigger, quella zona che vedete che quando si entra vogliamo che parta la musica, e gli diciamo che quando, ecco, vedete, questo qua è l'evento trigger, e nell'evento trigger cosa gli diciamo? Che quando succede una determinata cosa, quindi on enter fondamentalmente, allora, quando si fa l'on enter nel trigger succede che scatta la musica in pratica, no? È questo che vogliamo fare. Tra l'altro, aspetta, verifichiamo che quando entra effettivamente sia un pochino distante dal cubo in modo tale da non far scattare subito il trigger. Quindi sposto il punto d'ingresso un pochino staccato. E il nostro trigger, come vedete, quindi mi devo proprio avvicinare. Allora, diciamo che quando entro, quindi facciamo on enter event, Allora, on enter event gli facciamo un evento particolare, e questo evento gli diciamo di prendere il cubo, quindi prendiamo il cubo, mettiamo
mettiamo qua dentro, quindi diciamo che a questo cubo gli diciamo delle cose particolari, che sono quelle di dire al suo audio source, questo qua, di fare il play. Allora, quindi quando si entra in questa zona dovrebbe scattare la canzone e dovrebbe sentirsi solo quando si è in quella zona lì. Allora, l'abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto audio source play, quindi torniamo al cubo e vediamo che non è in loop e non suona subito, ok? Quindi a questo punto facciamo il test del nostro active scene, questo, quindi salviamo, Ctrl-S, facciamo il test dell'active scene, ok, abbiamo il caricamento sempre della sandbox, come abbiamo visto prima. Ecco, quindi non succede niente, quindi a questo punto l'idea è che quando mi avvicino al cubo, a un certo punto, adesso se vi ho fatto tutto bene, dovrebbe, ecco. Ok, quindi avete visto che scatta praticamente il nostro, la nostra musica, ok? Ok, adesso l'altra cosa interessante è che oltre all'ingresso vogliamo dire quando si esce invece la musica deve spegnersi, quando usciamo dall'area di intervento di questo trigger, quindi dobbiamo dire on exit qua, e gli diciamo, gli aggiungiamo uno Unity Event più, sempre associato al nostro cubo, parentesi, prima abbiamo spostato da cubo, ma possiamo anche cercarlo qua, quindi possiamo dire, se si chiama cubo, adesso cubo è un pochino un oggetto, un nome, insomma, molto, potenzialmente molto usato, quindi conviene dirgli questo cubo, e dire a questo cubo si fa di nuovo lo stesso mestiere, andiamo in Audio Source, e facciamo in realtà lo stop, quindi quando si entra lui player fa start, fa play, e quando si esce smette. Allora, riproviamo a vedere questa scena, quindi sempre come prima facciamo test active scene, non so se sia, probabilmente non è necessario spegnere, salvarlo, comunque dovrebbe salvarlo automaticamente, e quindi adesso siamo nella situazione. Ok, allora siamo qua, tra parentesi gli abbiamo detto che doveva partire anche in background, quindi probabilmente il suono lo carica in anticipo, quindi vuol dire che se noi arriviamo qua, ecco, vedete che quando esco dal limite si interrompe proprio la cosa. Volendo invece che il play si può fare un pausa e un resume in modo tale che man mano che si entra lui vada avanti, no? Se volete che si senta il seguito, quindi non fare lo stop ma fare il pause e eventualmente poi il resume, ma è quello già più complesso. Diciamo che per questo piccolo video, per questa possibilità di fare le cose in maniera semplice, direi che il nostro special ci viene incontro e ci permette di fare delle cose molto interessanti.